C'è stata grande attesa a Cannes per la proiezione del film di Sorrentino, Youth, la giovinezza. La pellicola è stata accolta con pareri contrastanti, esattamente come successe per La grande bellezza, ma è stata venduta in ben 75 paesi, Stati Uniti compresi, ancora prima che venisse proiettata. Il cast, lo sappiamo, è veramente stellare: Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz e soprattutto Madalena Ghinea, colei che compare sul manifesto in tutto il suo splendore. La modella ed attrice rumena ha dichiarato al settimanale Oggi: «Sì, papà ha provato un po' di imbarazzo quando ha visto la locandina del film. Posso capirlo, scoprire tua figlia nuda sui manifesti che tappezzano Roma e molte altre città fa un po' di effetto. È stata la mia prima volta su un set, non mi sono spogliata mai neanche come modella, e farlo davanti a Michael Caine e Harvey Keitel è stato, diciamo così, un momento molto particolare, ma ho capito che come attrice dovevo, mi sono fatta coraggio». La 26enne Madalina ha poi confessato di avere, come tutte le donne, parecchi complessi. «Anch'io ho le mie paranoie. A volte non mi piacciono le mie gambe, la pancia o la pelle. Soffro di allergie e mi riempio di bolle. E poi sono troppo alta, sono 1,80 m, non mi piace la mia altezza». Dopo alcune relazioni con gli attori più affascinanti di Hollywood, come Gerard Butler e Michael Fassbender, ora Madalina dice di essere single e di volersi dedicare solo alla carriera e alla sua famiglia di origine, che l'ha sempre spronata ed incoraggiata in tutte le sue scelte.